Ma a volte probabilmente inconsciamente nella natura umana pensare che sia tutto sempre troppo facile. Penso e spero che una partita come quella di oggi, simil Catania, possa servire per dare un paio di schiaffoni metaforici per capire che bisogna sempre stare sul pezzo e avere un certo tipo di atteggiamento, perché se poi si pensa, ripeto, anche inconsciamente, che le cose possono essere più facili di quello che in realtà sono, poi si rischia di fare brutte figure come è successo oggi. Ma un problema, scusa, Microfono per favore per le domande. Matteo, l'ultima partita che avete perso era risale al 16 ottobre appunto con l'Avellina, poi una serie di interminabili vittorie e pareggi, oggi, e poi iniziato, dopo l'Avellino è iniziato un nuovo campionato. Oggi possiamo dire che da Benevento può ricominciare un nuovo campionato per la Caserta. Dobbiamo per forza, anche perché ci eravamo premessi nelle prime 8 partite di ritorno di cercare di fare più punti dell'andata. Per il momento ne abbiamo fatto uno in più, però non basta, insomma. Ci tenevamo oggi a raggiungere e superare la quota anche 40 punti, innanzitutto, e serviva dare continuità, iniziare l'anno continuando sulla scia di Monopoli. Purtroppo non ci siamo riusciti, era inevitabile che, cioè, solo un pazzo poteva pensare che si vincesse sempre, no? È normale, questo lo sappiamo, però c'è sempre modo e modo anche di perdere le partite. Oggi purtroppo il rammarico è quello di non averla giocata a pieno. Altre domande, Alfredo? Abbiamo visto una Casertana oggi completamente assente. È stato un problema mentale oltre che fisico, perché ho visto che spesso e volentieri erano anche gli avversari ad arrivare sempre su primi sul pallone. Ma fisicamente penso che il 90% lo faccia la testa. Uno può stare, ci sono partite in cui uno sta meglio, partite in cui uno sta peggio, però la testa poi ti fa superare tutto. Cioè, a Taranto in 10 per una partita intera abbiamo corso e sembrava che non ci stancassimo nemmeno. Oggi eravamo 11 contro 11 e sembravamo 15 contro 11 loro. E alla ripresa degli allenamenti, che cosa vi direte? Vi guarderete in faccia, che cosa vi direte? Penso che siano momenti che in un campionato capitano, a noi per fortuna quest'anno è capitato poco, però fa parte di questo sport e adesso anzi abbiamo anche un'occasione per svoltare e per riprendere un cammino che avevamo intrapreso, anche se la partita di oggi non deve cancellare tutto quello che di buono è stato fatto, anzi deve servire per continuare e spronarci a fare meglio. Enzo Iuzzo? Enzo Iuzzo. Allora, questa partita, secondo te, si è persa perché eravate troppo convinti di vincerla o perché veramente il Messina oggi ha fatto una delle più belle partite? Perché secondo me questa è stata la più brutta della Casertana. Invece il Messina, come ci ha detto Fumagalli, ha fatto una partita strepitosa. Quindi qual è il merito della Messina e il demerito della... Ma le cose vanno sempre di pari passo, tanti meriti loro, tanti demeriti nostri, e ovviamente quando una partita si sviluppa così la forbice poi si allarga e viene fuori quello che si è visto oggi. Sicuramente loro hanno fatto bene, probabilmente una delle loro migliori partite, non lo so se l'ha detto anche Fumagalli, sarà così. Noi sicuramente una delle peggiori. E sicuramente dispiace perché comunque magari il fatto di poter guadagnare qualche punto può aver inciso, ripeto, sempre inconsciamente. Questo qua lo voglio sottolineare perché poi alla fine siamo tutti umani, abbiamo tutti giocato a calcio, abbiamo tutti fatto questo, però ogni tanto la testa vuole anche strafare e ti sovraccarichi di cose di cui non c'è bisogno e che fanno male. Noi dobbiamo rimetterci da martedì, non so, a lavorare, preparare la partita di lunedì che sarà importante, riprendere a fare quello che abbiamo dimostrato di saper fare e però tenere nel cassetto qua anche la partita di oggi che ci serve per far sì che non si ripetano certe cose, ecco. Velocemente, perché Matteo, io ti chiedo, probabilmente può essere magari successo il fatto che
di aver involontariamente sottovalutato l'avversario? Questo è nella testa, sia successo questo? No, no, questo lo escludo, anche perché è tutta la settimana che ci ripetiamo che non esistono in questo campionato partite facili, lo abbiamo visto e la storia fino ad oggi ha dimostrato anche questo. Quindi non penso sia quello, che a volte non tutte le ciambelle escono col buco e oggi il buco non si è riusciti a farlo, mettiamola così. E quindi purtroppo ci dispiace, siamo i primi a essere dispiaciuti, però ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo. Oh, avete dimostrato oltre ogni dubbio che dal punto di vista tecnico-tattico non siete affatto quelli di oggi, ma quelli delle partite precedenti. La domanda che mi pongo è: questo calo chiaramente mentale, no, di concentrazione, è dovuto più al fatto che immaginate di aver fatto già più di quello che ci si poteva aspettare e quindi magari uno si ferma un attimo, o più a una supponenza di poter vincere facilmente la partita contro il Messina? No, io penso che nessuno si sia un po' adagiato sugli allori, anche perché la storia personale di ognuno racconta che purtroppo per fare grandi cose bisogna archiviare tutto quello che è stato fatto in passato e abbiamo dimostrato di saperlo fare, dobbiamo continuare a farlo senza fare drammi. Purtroppo oggi, ripeto, non ci siamo riusciti, non per supponenza, non per qualcosa, però dopo lo svantaggio siamo un po' usciti dalla partita, forse anche per la fretta di recuperarla, abbiamo anche sbagliato in questo, penso che era da Avellino che non andassimo in svantaggio, no? Quindi questa anche smania di voler riprenderla subito può averci giocato contro, ci siamo un po' disuniti e quindi abbiamo commesso errori, squadra lunga, insomma, tutto quello che avete visto. Però è a volte anche la troppa voglia di voler inseguire un qualcosa ti può fregare. Ripeto, giusto fare articoli, analizzare le cose, però archiviamo, sia nel bene che nel male, archiviamo e ripartiamo tutti insieme per la partita di lunedì. Grazie.